luci, invece volevo vedere se è vero che Kate Haring, quando è venuto nel suo negozio, quando ha fatto il murale, ha dipinto. Sì, è venuto e ha dipinto con un suo pennarello una vespa parcheggiata fuori dal negozio. Con una vespa parcheggiata fuori? Sì, e l'ha riempita dei suoi graffiti finché proprietario non ha voluto che fosse riverniciata. Sì, ma lì sono successe tante cose, perché lui ha lavorato 2 giorni e 2 notti ininterrottamente. Il negozio era stato vuotato completamente, un negozio di 1700 metri, avevano messo un tavolo con dei fiaschi di vino al centro e c'è stata una specie di processione di tutta Milano che veniva a vedere. Chi chiedeva a lui di pitturare una maglietta? Tanti ancora hanno una maglietta con una cosa di... È stata una grande festa di 2 giorni, cioè, però mai nessuno aveva, se non i papi, dico io, no? Che affidavano un pittore l'intera cattedrale. Io ho fatto così, ho detto, qui non voglio un architetto, qui voglio un pittore che sappia affrescare, siccome mi ero innamorato dei graffitismi, volevo raccontarvi la cosa di Andy Walkinger, che alla fine lui faceva i graffiti, avevo conosciuto lui alla Factory, però andava nella metropolitana, non scarabocchiava, ma definiva dentro un cartellone uno spazio pubblicitario, uno spazio lo tracciava con una linea e lì cominciava il suo disegno. E io sono rimasto incantato da una persona gentilissima, educatissimo, bravissimo, a tutte le qualità, perché l'artista non deve essere, secondo me, una persona che non ama, deve amare prima di tutto, e rispettando il prossimo dimostra già di essere un artista, perché l'amore è l'unica possibilità per essere completi. E allora io ho visto in lui l'amore, ho visto la persona buona, la persona... Ma volevo raccontare una cosa su Andy. Io quando ho conosciuto Andy gli ho detto subito che venivo dalla campagna, che ero un contadino, che ero felice di stare a New York, ma mi piaceva di più stare con mia zia in campagna che era le capre. A un certo punto lui sembrava che fosse rimasto un po' stupito, dice, ma questo qui è un po' strano. Allora ad un certo punto mi racconta che lui veniva dalla Ucraina, perché i war vengono dalla Ucraina, che alla fine anche i suoi erano contadini, erano persone semplici, che erano fuggiti, erano andati in Cecoslovacchia, dalla Cecoslovacchia è andato a New York, e a New York aveva cominciato a disegnare scarpe. E io gli ho detto, io ho fatto la stessa cosa, stavo in campagna con mia zia, sono andato a Milano, i miei avevano un negozio di scarpe e mi sono messo a disegnare scarpe. Poi sono venuto a New York, mi sono rimasto abbagliato da New York, ma però la mia voglia è sempre quella di tornare da mia zia in campagna, perché si vuole sempre tornare. Allora, dopo un po' di giorni lui mi dice, vieni che ti faccio vedere una cosa, e mi porta a casa sua, dove non andava quasi nessuno. E allora a un certo punto io entro in questa casa, prima di tutto è una casa ottocentesca, io pensavo fosse tutto moderno, tutto fluorescente, tutto. Era una casa come fosse una vecchia casa di campagna inglese, c'erano tutte pitture ad olio inglesi, ma che rappresentavano la campagna, e in fondo c'era una pittura di un grande sasso con sopra un letto. Evidentemente la gente apprezza la semplicità, no? Lui apprezzava la semplicità della campagna, sentendo uno che arrivava da Milano e senza darsi aria o voler sembrare di essere quello che non è, dice le cose che semplici, lui ha detto, questa qui è una persona, ecco perché poi lui si è affezionato a Fiorucci, ha scritto tante cose su Fiorucci, perché alla fine ne scrive una molto divertente che dice, io vado da Fiorucci, quando finisce un articolo non credo che lo riassortisca. I casi sono due, ho pensato questo è imbecille, non sa neanche fare il suo mestiere, riassortirle, oppure sono opere d'arte e allora non può riassortirle. La verità sta a metà, un po' che era difficile riassortirle perché non ero tanto capace di fare il negoziante, e due che anche erano un po' speciali, per cui magari andavano bene così. Ma per dire che alla fine, quando si conoscono anche questi personaggi, non bisogna mai pensare che siano chissà in quale limbo e che non riescono a capire la semplicità dell'uomo. La semplicità e il cuore dell'uomo lo capiscono sempre tutti, le persone importanti lo capiscono, quelli che non lo capiscono non sono persone importanti, per cui non bisogna mai aver paura di non essere voluti bene, non bisogna mai aver paura di non essere accettati, e allora la vita incomincia a essere meglio. Se nasciamo con la paura, io dico la mattina dobbiamo uscire di casa,
col sorriso sulle labbra. Io saluto il mio portinaio mi saluta e io sono di buon umore. Ma se incomincio a aver paura, ad essere timido, io dico sempre ai ragazzi, non siate timidi, perché la gente non vi vuole male. Insomma, questo qui di essere voluti bene o non essere voluti bene è il fondamento della vita. Non bisogna aver paura di non essere voluti bene. Ringrazio Borini per aver ricordato questo. Milanese. Vorrei dire una cosa che mi sembra molto carina, perché ci tengo molto nei confronti di Fiorucci. Perché io ho abitato per tanti anni da giovane in Corso Borsara 55 e io ero entusiasta delle scarpe di Fiorucci, andavo a comprare scarpe nel suo negozio e poi l'ho ammirato, per poi è diventato un gigante, dicevo guarda che Fiorucci di quale scarpe. No, la storia è questa, che però i miei avevano un negozio di scarpe e di pantofole, unico sulla salsa al 60, questo mi fa piacere. E io ricordavo. E io sono felice. Io ho cominciato con il violino, perché eravamo cinque fratelli, tutti geni a scuola. Allora mio padre mi ha detto, tu non vuoi andare a scuola, devi venire in negozio. E lì è stata la mia fortuna, perché se fossi andato a scuola, forse mi sarei laureato con chissà quale fatica ancora neanche. E invece così, parlando con la gente, verso la timidezza, ho potuto fare quello che mi piaceva. Cioè, molte volte la vita è strana, quello che sembra un handicap poi può diventare una virtù. Cioè, i miei fratelli adesso sono tutti laureati, tutti studiosi, tutti bravissimi. Io però alla fine mi diverto di più di loro, no? Perché loro si sono presi sul serio, si sono laureati, e poi dire che non mi potrebbe fare l'architetto, un'altra sfera. Allora voglio dire, questa cosa della vita è molto misteriosa. Io voglio raccontarvi una cosa per farvi sorridere un pochettino, posso? Lui ha capito che è questo. No, però voglio potete dire una roba. Siccome c'è chi crede in Dio e chi crede in Darwin, io sono sempre molto confuso, non so bene come perché siamo qui, perché però voglio scrivere un libro che parla di una pesca gialla. Io prendo una pesca gialla e la guardo, no? E a un certo punto l'acqua, guardo cosa c'è dentro un piccolo seme, spacco quello che c'è dentro, un piccolo seme bianco così, lo metto nella terra. E quello lì, che è un piccolo ingegnere, io non lo so, un piccolo ingegnere, sa quando deve mettere fuori le radici, sa quando deve crescere il tronco, fare il fiore, c'è un orologio biologico evidentemente, e poi sa che profumo deve avere quel fiore. Dove va a prenderlo non lo so. Poi fa la pesca e non so dove va a prendere lo zucchero, il sugo, perché io ho guardato nel terreno, non c'è neanche quello lì. Poi non si accontenta di fare una pesca, ne fa 50 di pesca. Allora, tutti i giorni, davanti a noi, c'è Dio, c'è qualche cosa che non sappiamo cos'è, ma è il miracolo. Allora, l'altro giorno, qualche mese fa, qui era tutto bruciato, sembrava che non ci fosse niente, adesso là c'è un albero carico di fiori, e io mi dico, ma dov'è tutta questa energia? Noi viviamo in mezzo a questa energia. E alla fine siamo sempre molto confusi. Allora, io dico, la cosa più bella è entrare in armonia con questo creato, no? Chiunque sia, perché c'è una ragione del bene e del male. Se tu innaffi la pianta è felice, se tu la pianta la lasci morire perché non innaffi, sei infelice. Per cui è molto semplice il discorso religione sì, religione no. La religione è dentro di noi. Se sei buono, sei in pace con Dio o con Dio. Se non sei buono, secondo me, devi... Volevo sottolineare l'importanza che mi hai dato per me. Perché sei stato un esempio, io ti ho ammirato e ho capito che si può fare grandi cose, perché ti ho visto lì con il camice nero, con queste scarpette carine, che erano molto belle. Sì. Poi sorridevo sempre. Sì, ero molto aperto. E sei stato un esempio, guarda quei fiumici che carino ha fatto. E allora mi hai dato uno sprone notevole. Poi volevo riprendere il discorso nel confronto di Paolo Benedetti. Volevo dire, ma cosa è successo tra l'intervista e la seduta odierna che tu sei fatto crescere il pizzo? Non ho... Scusi. Volevo sapere qual è stata la tua evoluzione dall'intervista quando hai venuto con Bob e risente il pizzo, come mai sei venuto lì col pizzo?
è lo stesso pizzo, perché no, devo dire che era non è possibile. Allora sono stato distratto io. È lo stesso, era di ieri, ero vestito uguale. Erano le luci sbagliate, Io non vi sono amico, e non pensate, non siamo amici, infatti lui ha finito di dire la sua nuova società si chiama Love Therapy, terapia dell'amore, non casca a caso, però è bravo, intelligente, è disponibile, volevo provocarlo. Sai come nasce Love Therapy? Io a un certo punto ho dovuto vendere marchio Fiorucci e ho venduto il negozio. E la gente mi diceva, quando c'era il negozio, sai che io vado in quel negozio lì, sarà che c'è la musica, sarà che le ragazze sono sorridenti, sarà che ci sono i quadri, entro un po' con malinconia ed esco sorridente, e io scherzando dicevo, perché è un negozio terapeutico, non siamo lì solo per guadagnare, siamo lì anche per stare bene assieme alla gente. Allora, forza di dire, negozio terapeutico perché? Perché c'è l'amore, terapia dell'amore. Vedi, il marchio è nato da solo, cioè è nato prendendo lo spirito della Fiorucci, di Fiorucci, e facendolo, traducendolo in inglese per dargli un pochino più di tono. No, terapia. Non potevo dire terapia dell'amore, il negozio si chiama terapia.